Da Sport Touring GT il passo è breve, la media F800 di casa BMW declina quest'anno in Gran Turismo. Protezione dall'aria che aumenta grazie alla carena integrale e posizione di guida che diventa più confortevole. Insomma, sarà BMW F800 GT la protagonista del nostro test di oggi. Passaggio che punta molto sull'impostazione di guida più confortevole rispetto alla precedente ST. Manubrio che diventa in alluminio, che si alza di 20 mm e le pedane che si abbassano e si spostano in avanti di 10 mm. E poi sella più ampia, opzionabile anche in versione comfort, ancora più larga e imbottita. E quote, come quella del forcellone, che è monobraccio, che si allunga di 50 mm. Nuova anche la carena integrale più protettiva, più potenza poi per il motore, 90 cavalli, con la disponibilità della versione depotenziata a 35 kW per patenti A2. Cambiano poi anche i cerchi, che sono oggi più leggeri. Per lei impostazione più turistica, lo abbiamo detto, anche se leggermente in avanti come dettano le regole del segmento GT. Altezza sella standard di 800 mm, prima erano 840, con la possibilità di opzionare anche quella ribassata a 765 mm o quella più alta ad 820. Il motore è il classico di famiglia 798 cm3, il due cilindri fronte marcia che ci aveva conquistato già sulla sorella 800 GS, rivisto nell'erogazione più piena ai bassi e medi regi. Cambio a 6 marce e frizione morbida che non affatica con il classico comando a filo, ma da sembrare idraulica tanto è morbida. Forcellone monobraccio che ospita una cinghia dentata, quindi manutenzione ai minimi e il portafogli, almeno da questo lato, ringrazia. Da quest'anno poi la famiglia F800 guadagna l'ESA, ovvero la regolazione elettronica della sospensione posteriore e il controllo di trazione ASC. L'ABS è di serie anche per la F800 GT come per tutta la gamma 2013. BMW F800 GT di fatto è l'erede della versione ST. Che cos'era la versione ST? Era la versione più dedicata ai viaggi della famiglia F800. In questo cambiamento si è cercato di rendere appunto più GT, più Gran Turismo questa moto rispetto alla declinazione Sport Touring che era quella precedente. Come si è ottenuto questo risultato? Questo risultato si è ottenuto modificando innanzitutto l'impostazione di guida. Il manubrio si alza di 20 mm, le pedane sono più in basso e più in avanti di 10 mm. Quindi piccole variazioni che cambiano in maniera abbastanza significativa l'impostazione di guida. E poi la carena prima non era integrale, adesso avvolge completamente la moto, quindi una protezione dall'aria molto più efficace e di conseguenza un maggior comfort di marcia. Un altro aspetto che non ci è piaciuto fino in fondo è il parabrezza. È vero che aumenta nelle dimensioni rispetto alla ST, però come altezza non riesce a coprire completamente il pilota nella posizione del casco.
avremmo preferito poi che avesse le regolazioni per poter essere settato proprio sulla dimensione di chi sta guidando la moto. La sella della F800 GT cambia rispetto alla ST, alla precedente versione. È più larga, più confortevole ed offre il giusto sostegno. È un buon compromesso tra comfort e quel giusto sostegno, appunto quella rigidità che permette di avere che cosa? Una guida un po' più attiva. Cambia anche il display, è misto analogico digitale, piace nella sua configurazione, un bel contachilometri generoso nelle dimensioni, sotto il contagiri e poi di fianco un display LCD con tutte le informazioni ed è disponibile anche un computer di bordo. Sempre parlando di posizioni di guida, comunque la componente GT Gran Turismo si conferma nell'avere una postura quando si guida questa moto leggermente in avanti e questo è uno degli aspetti che rendono più dinamica, più attiva la guida. Abbiamo detto che il manubrio si alza, diventa totalmente in alluminio e descrive un'ottima geometria nella triangolazione proprio sella, pedane, manubrio. La posizione di guida quindi rimane confortevole, è leggermente in avanti come abbiamo detto, ma riesce ad ospitare in modo ottimale piloti di piccola e di grande taglia. Un altro importante cambiamento lo si ha a livello di forcellone, che è monobraccio, come possiamo notare, e che si allunga di ben 50 mm. Aspetto questo che, se sommato alla escursione del monoammortizzatore che si riduce di 5 mm, va a lavorare in favore della stabilità in rettilineo. Abbiamo detto che la carenatura diventa integrale, quindi la maggior protezione dall'aria si avverte decisamente, soprattutto nella porzione delle gambe. Essendo più avvolgente, la bolla che si va a descrivere, che va poi ad ospitare chi guida la moto, effettivamente è molto più fattiva in termini proprio di protezione. Avendo un'ampia carenatura soprattutto nella parte frontale, questa moto impone che gli specchietti siano messi in posizione alta e molto all'infuori rispetto al profilo della moto. Un'altra opzione che si può scegliere su questa moto è quella delle valigie laterali. Un difetto da questo punto di vista lo possiamo trovare nel fatto che l'ingombro degli specchi e delle borse laterali non è allineato. Le borse tendono ad uscire in maniera importante dal profilo della moto quando si guida e quindi la percezione dell'ingombro, soprattutto quando hai le borse montate, non è così istintivo. Bisogna un po' farci la mano. Parliamo del suo motore. Il motore è quello classico di famiglia F800, quindi bicilindrico, fronte marcia, una potenza che aumenta, guadagna 5 cavalli rispetto alla versione ST che ne aveva 85, in questo caso ne abbiamo 90 di cavalli. Un'erogazione che è molto lineare, questo motore è lo stesso che è montato sull'F800 GS, è un po' modificato soprattutto nel picco di potenza, 90 cavalli, una buona schiena, un buon allungo, un discreto allungo, abbastanza elastico nella sua erogazione. Nella guida su strada, per esempio di montagna, dove ci sono dei tornanti, non richiede l'utilizzo troppo frequente della frizione, nel senso che si può mettere tranquillamente un rapporto tipo la seconda piuttosto che la prima, magari chiaramente nei tornanti più stretti, e il motore scorre e aiuta in modo abbastanza fluido. Allo stesso modo, quando siamo in autostrada, il motore comunque dispone di una discreta quantità di cavalli, anche di una buona coppia, e quindi ci permette di effettuare sorpassi in maniera abbastanza decisa. Il lato che ci è piaciuto un pochino meno di questo motore è quello che riguarda le vibrazioni. È vero che vengono filtrate, ma non in maniera ottimale, quindi soprattutto salendo di giro agli alti regimi, il motore si percepisce che vibra un pochino. Dà quell'effetto di ruvidità che non piace tanto. Un aspetto che ci è piaciuto molto è il lato consumi. BMW dichiara i consumi di 3,4 litri per 100 km viaggiando a 90 km orari e di 4,3 litri sempre per 100 km viaggiando a una media di 120 km orari. Effettivamente questo dato è confermato anche dal nostro test. Abbiamo percorso strade in città ma anche extraurbane e il consumo si è fermato intorno ai 5 litri per 100 km, quindi in linea con i dati dichiarati dalla casa BMW. Parlando di trasmissione, abbiamo un cambio a 6 rapporti. Gli innesti sono abbastanza precisi, la corsa è corta, però ogni tanto tende ad impuntarsi, magari quando viene sollecitato un po' di più, quindi si cambia più frequentemente le marce. Possiamo dire che da questo punto di vista BMW ha prodotto cose migliori. Parliamo della ciclistica, forcella telescopica da 43 mm come diametro degli steli, mono, ammortizzatore posteriore e forcellone monobraccio. Tutto questo a sostenere un telaio a doppia trave in alluminio. Dal punto di vista ciclistico, nella guida, la moto è agile, anche nel commuting urbano, anche quando si guida in città, ha una discreta agilità, permette di muoversi abbastanza bene all'interno del traffico, è molto reattiva, ha una buona stabilità nella percorrenza delle curve, insomma da questo punto di vista è un buon prodotto. Sotto questo punto di vista aiuta anche il fatto che il baricentro di questa moto è abbastanza in basso e quindi guadagna dal punto di vista della reattività.
Altro aspetto che diciamo non intimorisce la guida dell'F800 GT è la sella. La sella è posta a 800 mm da terra, quindi in una posizione abbastanza bassa. Addirittura si può scendere ancora di più a 765 mm come optional, quindi la sella ancora più bassa, oppure aumentarla, ovvero salire di quota e arrivare ad 820 mm. Un altro aspetto che piace di questa moto è la trasmissione finale. La trasmissione finale in questo caso non è caratterizzata dalla classica catena corona pignone, bensì da un sistema di pulegge e cinghia dentata. Qual è il grosso vantaggio di questo sistema? Soprattutto manutentivo, nel senso che la manutenzione, quindi la sostituzione della cinghia dentata, avviene circa ogni 40.000 km, quindi è molto economico da questo punto di vista. Aspetto che possiamo riassumere vanamente in una minor usura, quindi che più si sposa col concetto di viaggi, di gran turismo. Se poi andiamo a vedere la taratura delle sospensioni, da questo punto di vista anche in questo caso si è cercato molto di più il comfort che la sportività. È vero altrettanto che si può scegliere come optional l'ESA. L'ESA è un sistema che regola la risposta delle sospensioni, è possibile settarlo in comfort, normale o sport. Anche settandolo però nell'opzione sport si percepisce che la taratura di queste sospensioni è marcatamente rivolta al comfort di marcia, quindi ai viaggi anche a lungo raggio. Dal punto di vista della guida è abbastanza agile questa moto, complici anche i cerchi che adesso diventano più leggeri, quindi guadagnano in reattività soprattutto nei rapidi cambi di direzione. Nella percorrenza delle curve è molto stabile, abbastanza precisa nel disegnare traiettorie e permette anche un discreto margine di correzione quando magari non si è impostata la curva in modo ottimale. Un aspetto che invece è piaciuto molto di questa moto è la frizione. La frizione è molto morbida, ha una buona azione e soprattutto non stanca. In questo caso è molto morbida, quindi aiuta anche sotto questo aspetto. Parlando poi del pacchetto elettronico, abbiamo detto che questa moto, come tutta la famiglia delle F, da quest'anno dispone anche dell'ESA e del controllo di trazione, così come dell'ABS, ma l'ABS ormai è di serie su tutta la gamma BMW. Il controllo di trazione, che è disinseribile, lavora in maniera abbastanza pronta, decisa, è molto reattivo, è un sistema abbastanza basilare, ma mantiene le promesse, nel senso che permette di guidare in totale sicurezza anche se ci sono sistemi più evoluti che permettono di avere anche una risposta più smussata, quindi che sì, è vero, tagliano l'erogazione, tagliano la potenza, però lo fanno in maniera più progressiva, più graduale. Per quanto riguarda il capitolo freni, piace la frenata di questa moto. Generoso l'impianto frenante, doppio disco da 320 mm all'anteriore, singolo da 265 al posteriore. Frenata pronta e decisa e anche ben modulabile. Capitolo poi ABS, perché l'ABS da quest'anno è di serie su tutte le BMW, promosso. Lavora bene e bisogna anche sottolineare che questo sistema negli ultimi anni si è evoluto parecchio, tanto più se poi è marchiato Bosch, ovvero l'eccellenza da questo punto di vista. Design 8, ciclistica 7, comfort 7, motore 7. Consumi 8, guida 8, prestazioni 8, frenata 8, prezzo 6. In conclusione, con la F800 GT di BMW si viaggia in totale comfort, dimostrazione che il viaggio anche a lungo raggio non passa necessariamente per potenze a tre cifre o per i deserti africani. La F800 GT è equilibrata nella guida, facile in città, piacevole nel misto e stabile in rettilineo, con la premessa che qui la guida è volta al comfort e non alla sportività. Comodità come imperativo, anche se da questo lato convince meno nella protezione aerodinamica, nelle vibrazioni agli alti regimi e nel prezzo, alto già dalla base di partenza. A chiudere il prezzo, BMW F800 GT costa 10.900 euro, come da tradizione BMW, ABS e primo tagliando incluso. Sarà disponibile anche nella versione depotenziata a 35 kW per patenti A2.
Come sempre, ricordate, se una moto vi piace, ditelo a tutti, se qualcosa non va, ditelo a noi.